Belli, vero? Sono i taralli di Santa Lucia, friabili e morbidi. Golosissimi. Facili e veloci da fare in casa, con soli tre ingredienti: farina, vino, olio e l'aggiunta di un po' di sale. Zucchero a velo per la glassa. Mettiamo 500 g di farina 00 in bacinella. Facciamo un buco al centro. Aggiungiamo 230 ml di vino bianco, un buon vino casareccio, e 230 ml di olio di oliva. Un cucchiaio da tè di sale fino. Mescoliamo gli ingredienti. Prima in bacinella, fino a quando l'impasto è ben compatto. Poi mettiamo in spianatoia ed andiamo a lavorare, circa 5 minuti. Fino a quando l'impasto diventa liscio ed omogeneo. Prepariamo una teglia coperta da carta da forno. Tagliamo un po' alla volta l'impasto. Andiamo ad arrotolare, stendiamo ed uniamo le estremità. Posiamo in teglia e continuiamo a lavorare il restante impasto. Normalmente i taralli di Santa Lucia sono 2 cm di diametro, lunghi all'incirca 7 cm, ma la mia famiglia li vuole più grandi e io la contento. Inforniamo in forno preriscaldato a 150 gradi statico per 20 minuti, poi 10 minuti a 175 gradi. Sforniamo. Bisogna prestare particolarmente attenzione a non far cuocere troppo i taralli, ma sfornarli appena diventano leggermente dorati. Il rischio è di avere taralli molto duri. I nostri sono cotti al punto giusto. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente per circa 4 ore. Devono essere completamente freddi. Per la glassa abbiamo bisogno di 300 g di zucchero a velo e la useremo man mano a 3 staffe. Setacciamo 100 g di zucchero. Aggiungiamo un pizzico di vanillina. Prepariamo una gratiglia mettendo sotto la carta da forno che abbiamo tolto dai taralli. Riscaldiamo un po' di acqua. Ai 100 g di zucchero a velo aggiungiamo 3 cucchiai abbondanti di acqua calda. Mescoliamo. Immergiamo uno alla volta i taralli. Poi adagiamoli sulla gratiglia preparata prima. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Finito il primo impasto di glassa, andiamo a setacciare nuovamente 100 g di zucchero a velo. Aggiungiamo un po' di vanillina e i 3 cucchiai di acqua calda. Lavorare la glassa in 3 volte è molto importante, perché altrimenti lo zucchero si indurisce. Quindi avremo difficoltà quando andremo ad immergere i nostri taralli. Continuiamo a glassare i nostri taralli fino a finitura.
Finito di glassare, facciamo asciugare i nostri taralli a temperatura ambiente circa 4 ore. Devono essere completamente asciutti. Dopo 4 ore ecco i nostri taralli. Che belli! E che profumo! Li poso su un vassoio, ricoprendo il fondo con uno strofinaccio in cotone. Questo influisce al mantenimento dei taralli. Tenuti in un posto asciutto e coperto con lo strofinaccio stesso in cotone, si manterranno fino a 5-6 mesi dopo la preparazione. Se ti è piaciuto il video, lascia un like. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!